Benvenuti e ben ritrovati a tutti dopo la pausa estiva e quindi pronti a ricominciare i nostri incontri, i nostri appuntamenti e pronti a ricominciare proprio oggi con l'inizio della novena in preparazione alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina il prossimo 23 di settembre. Ormai è un appuntamento annuale molto atteso, molto sentito e anche molto seguito. E anche noi in questi, ma anche in altri giorni vedremo, vorremmo un attimo, ecco, lasciarci portare dall'insegnamento, dalla vita, dalla spiritualità di Padre Pio, un santo, un frate la cui conoscenza intima, profonda, non ha mai la parola fine, come d'altronde la conoscenza dello stesso uomo, perché l'uomo è un mistero grande già in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio. E vorremmo in questo tempo lasciarci appunto accompagnare da Padre Pio stesso nella dimensione profonda e fondamentale della sua vita. Qual è questa dimensione profonda, fondamentale della sua vita? È la preghiera. Padre Pio stesso si è definito un povero frate che prega. La preghiera di Padre Pio è appunto non solo un mistero a lui stesso, ma anche a noi. Ma Padre Pio è anche un modello a cui guardare. Padre Pio è un modello a cui attingere per poter imparare, come dice Papa Francesco, l'arte della preghiera. E questo nostro indagare nel modo, nello stile di pregare di Padre Pio, cade proprio nell'anno della preghiera. Sapete che questo è l'anno della preghiera voluto da Papa Francesco in preparazione al giubileo del 2025 che si aprirà il prossimo 24 dicembre. Durante la veglia di Natale si apriranno le porte sante e quindi la preghiera come preparazione a questo giubileo. E Padre Pio, ecco ancora la sua attualità. I santi non smettono mai di essere attuali, perché sono il riflesso della santità di Dio. E quindi questa preghiera che Papa Francesco si augura appunto in questo tempo di inaugurare, tra virgolette, delle cosiddette scuole di preghiere. E le scuole di preghiera non sono scuole accademiche, ma sono appunto fonte e luoghi di testimonianza. Bisogna guardare i testimoni della preghiera, bisogna guardare i santi che hanno pregato, ma non solo quelli canonizzati, ma tante, tante persone sante che hanno pregato, hanno fatto della loro vita una vita di preghiera. Anzi, per dirla con Tommaso da Celano, il quale, pensando a San Francesco, diceva che più che uomo di preghiera, Francesco si era trasformato in una preghiera vivente. La sua vita è stata tutta una preghiera. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.